Andy? Oh, attenzione! Finalmente! Ora posso godermi in pace la mia tazza di tè. Norman Price si è perso sull'isola di Ponti Pandi. Rispondi, Penny. Abbiamo un'emergenza. Riporta Neptune al centro di soccorso e salvataggio in mare. Noi arriviamo con Saturn. Passo! Ricevuto, Sam! Ho riportato Neptune al centro! Stiamo arrivando! Visibilità è quasi nulla! Speriamo che Saturn riesca a vedere meglio di noi. Ancora niente? Avanti, Saturn! Sì, ha trovato qualcosa! Saturn ha trovato Norman, è su una spiaggia isolata. Reggetevi! Sam il pompiere! Aiuto! Mi vedete? Non posso avvicinarmi di più, Sam! Aiutatemi! Non preoccuparti, Norman! Sto venendo a prenderti! La prego, si sbrighi, pompiere Sam! È tutto a posto, Norman. Ti ho preso. Penny! Elvis! Tirateci a bordo! Risponda, Capitano Steel! Può chiamare Dilys! Norman Price è salvo! Sara e Lily si sono perse sulla montagna di Ponti Pandi? Sara e Lily si sono perse sulla montagna di Ponti Pandi! Io vado subito lassù. Lei chiami Tom Thomas, signore. Bene, Sam, d'accordo. Siamo trovate, Tom! Siamo arrivati in tempo, Sam! Quello è un posto molto pericoloso! Scendo con l'imbracatura! Portaci in salvo, zio Sam! Ce la fai ad avvicinarti un po' di più, Tom! Non posso! L'elica sbatterebbe alla parete rocciosa! Non preoccupatevi, piccole! Troveremo un posto sicuro dove possa raggiungervi! Ciao, pecorella! Che sta cercando di fare la pecorella? La
pecorella vi sta mostrando la via per la salvezza. Seguitela fino a quello spiazzo. Lì saremo in grado di raggiungervi. Coraggio, andiamo, Lily. Grazie, pecorella. Ti ho presa, Lily. Tornerò subito a prendere anche te, Sara. Tieniti forte, Lily. Ora tocca a te, Sara. Se vuoi, ti posso calare sulla vetta della montagna, Sam. Non occorre, Tom. Raggiungerò la vetta per conto mio. Tre sbuffi di fumo. Significa che c'è un'emergenza. Forse gli esploratori hanno qualche problema sull'isola. Chiamo subito Sam il pompiere. No, qui non c'è traccia di Sam. Finalmente posso scrivere il discorso. Hanno inviato un SOS dall'isola di Pontypandy. Penny, usa Neptune e vai sull'isola. Controlla che gli esploratori stiano bene. Agli ordini, Sam. Sei stato molto bravo ad inviare quei segnali di fumo. Sei l'esploratore migliore di tutti. E avremo il tempo di mangiare le salsicce aspettando che arrivino gli aiuti. Non è vero, sono io l'esploratore migliore di tutti e ve lo dimostrerò. Manderò il segnale di fumo più grande che abbiate mai visto in tutta la vita. Oh, no, che fai, Norman? Fermati! Adesso che cosa possiamo fare? Nel manuale c'è scritto... nell'eventualità di un incendio sull'isola bisogna... vediamo... andare sul bagnasciuga! Oh, giusto! Sei davvero in gamba, James! Coraggio! Indossiamo i giubbotti di salvataggio! Li ho trovati! Aiuto! Come avete a prenderci presto! Oh, no! Credo che avrò bisogno di aiuto. Che ne dici, Sam? Ci beviamo una tazza di tè intanto che aspettiamo notizie di Penny. L'hai inviato, Penny. È scoppiato un incendio sull'isola di Pontypandy. Elvis, avremo bisogno di Titan. Svelto! Salite tutti a bordo! E chi penserà all'incendio? Oh, guardate! Sta arrivando Sammy il pompiere! Penny, usa Neptune per rimorchiare la barca! Diamoci da fare! Sei pronto, Elvis? Sono pronto, Sam! Ben, costeggia il tratto dell'incendio. Facciamo presto. Sì! Grandi! Che sta succedendo? Le travi stanno cedendo. Norman, hai stretto bene le viti nel tronco dell'albero come ti avevo detto? Sì, certo che le ho... ecco, io... ops! Papà! Dobbiamo cercare di bilanciare il peso. Norman, cerca di non muoverti. Devi restare al centro per mantenerci stabili. Perché io e non Derek? Vieni tu al centro, sei stato il primo a salire. No, non è vero, sei stato tu a salire per primo. Ora basta, smettetela voi due. Non si deve muovere nessuno, altrimenti rischiamo di precipitare giù. Non mi sono mai piaciute le casette sugli alberi. Oh, santo cielo, cosa possiamo fare? A questo punto c'è solo una cosa da fare. Aiuto! Cosa? E adesso
Si può sapere cos'hai, tenaglia? Oh, c'è qualcuno che grida aiuto, andiamo! Cosa è successo, Trevor? Le travi di sostegno si sono sganciate, non ci possiamo muovere, altrimenti la piattaforma precipiterà. Vado a chiamare Sam il pompiere. Gli esploratori sono bloccati nella casa sull'albero. Oh! Gli esploratori sono bloccati nella casa sull'albero. Sembra che possano precipitare da un momento all'altro. Dobbiamo sbrigarci. Grazie della lezione. Ho l'impressione che possa tornarci estremamente utile. Da quella parte, presto! Fai presto, zio Sam! Penny, avvita la piastra di metallo della trave al tronco dell'albero e stringi. L'ho stretta al massimo, Sam! Tutto bene, ora siete fuori pericolo! Urrà! Sì! Abbiamo controllato il palco, signore. Splendido! E che mi dici degli attori? Hanno imparato la parte? Capito? Dopo la tua battuta devi aspettare che io dica la mia. Oh, salve, signore! Ci guardi! Oh, non ora, Elvis! C'è un'emergenza! Oh no! Per tutti i fulmini! Norman e Anna sono finiti in mare con la nave pirata di scena! Norman e Anna sono finiti in mare con la nave pirata di scena! Bisogna agire in fretta! Tom, c'è bisogno di te al molo, subito! Sto decollando! Non preoccuparti, Anna, siamo su una nave, quindi resteremo a galla! Norman, ascolta, questa non è una nave vera, è solo un oggetto di scena! Perché non vuoi capirlo? Guarda, sta entrando l'acqua! Aiuto, stiamo affondando! Aiuto! Oh no! Tu non puoi nuotare con la sedia a rotelle! Che c'entra la sedia a rotelle? Io so nuotare, ho preso anche un brevetto. Scommetto che nuoto meglio di te! Bene, puoi tirarci su, Tom! Aiuto, sta affondando! Aiuto, si sbrighi! Stai tranquillo, Norman, ti ho preso! La mia sedia a rotelle è rimasta sulla nave! E ora come facciamo senza la nave? Ci serve per la recita, non potremo andare in scena! Penny? Forza, tiriamola su! Ma lui è... è un adulto, non può partecipare! Non è giusto, è contro il regolamento! Il regolamento dice che non esistono regole. Bene, siete pronti a partire? C'è ancora posto? Quello? Che tipo di go-kart è? Fate largo alla mia creazione! Si chiama Super Sterminatore 2000!
Devo andare a sistemare la mia bandierina al traguardo. Non fare sciocchezze, papà. 3, 2, 1. Non fare sciocchezze, per favore. Accensione. Il super sterminatore vi spazzerà via! È un'ingiustizia, non vale! Questo non era nei fatti! James, siamo gli ultimi! Smettila di frenare! Non mi piace andare veloce! Gira! Avanti, gira! Oh, 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 oh. Yuhu! Stavolta ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ho vinto, ho vinto! Oh, il mio piccolo angioletto! Dov'è mio padre? Sembra che sia diretto verso il molo. È caduto in mare con il go-kart. Oh, guardate, sta correndo a pelo d'acqua. E allora lo so fare anch'io. Sarà meglio chiamare Sam il pompiere. Joe Sparks è finito in mare a bordo di un go-kart Overcraft col motore a razzo. Io prenderò Juno, voi due prendete Neptune. Dobbiamo agire in fretta. Cielo! Se questo affare non si ferma, andrò a schiantarmi su un'isola deserta e finirò per disegnare una faccia su un pallone pur di riuscire a scambiare due parole con qualcuno! Della sua potenza, Juno riesce a superare le 50 miglia orarie. Corrispondono a circa 49. Oh, sì, certo, naturalmente. No, di... bene, dato che Neptune lo conosciamo già, abbiamo concluso il nostro giro. Dove ti eri cacciato, Cridlington? Mi scusi, signore, mi ero un po' aggrovigliato con questa cima. Oh, santo cielo! Si sta alzando un po' di brezza, Charlie. Credi che Mike sia al sicuro là fuori? Sono certo che se la saprà cavare. Oh, 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 oh. No, fermo! Non cadere! Oh, ti ho preso! Oh, 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 no! Mi sono seduto sul pulsante! Oh, 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 oh! Accidenti! Devo allontanarmi dai razzi! Ehi, guarda, mamma! Fuochi d'artificio! Non possono essere già iniziati, James. E invece sì. E mi sembra che non siano solo fuochi d'artificio. Guardate, la piattaforma sta andando in fiamme! Oh, chiamo subito Sam il pompiere! Cosa? Mike Flood è bloccato in mezzo al mare su una piccola piattaforma in fiamme? Mike Flood è bloccato in mezzo al mare su una piattaforma in fiamme! Ben, tu piloterai Titan. Elvis e Penny, voi vi occuperete degli idranti. Io prenderò Juno. Oh no! Meglio tuffarsi in mare! Giunto alla piattaforma, Ben, ma qui non c'è traccia di Mike. Forse si è gettato in mare, Sam. Hai ragione, lo cerco. Posiziono la nave. Penny, Elvis, puntate gli idranti. Aiuto! Sono qui, aiuto! Oh, io
fischietto! Aiuto! Sto arrivando, Mike! Sam! Ti carico su, forza! Ottimo lavoro, Ben! Un'emergenza! Aiuto! Scusate! Il capitano Steele, Garrett, Sara e James sono dispersi lungo il fiume. E sta iniziando a fare buio. Sarà meglio prendere Saturn. Non ce la faccio più a remare controcorrente! È faticosissimo! Stiamo per precipitare nella cascata! Reggiti forte a me! Guardate! Se afferro quel ramo, forse ce la faccio a fermare la barca! L'aiuto io, capitano! Pronti! Attento! Via! La tengo, Norris! La tengo forte! Non si preoccupi! Non la lascerò! Io... non so davvero per quanto riuscirò a resistere! Erano sicuramente diretti a valle. Va bene. Penny, guida Saturn in quella direzione. Troverai il capitano Steele e gli altri grazie ai suoi sensori termici. Elvis, tu invece dovrai indicarmi la strada al buio. Senz'altro, Sam. Rischiano di precipitare nella cascata! Sam, devi agire in fretta! Mi senti, Sam? La barca è sull'orlo della cascata, devi sbrigarti! Procedi per 200 metri a nord! Non c'è tempo da perdere! Ricevuto! Oh, il ramo sta per spezzarsi! Garrett, ti lancio questa cima, assicurala allo scalmo della barca! Stiamo precipitando! Sì! Penny, Saturn può rientrare, sono tutti fuori pericolo! Insegnare a Penny ed Elvis come si usa il sonar. Meglio che giocare con la carota gigantesca? Oh, sì, è molto meglio! E là, ciao a tutti! Non è che avete visto Charlie e Bronwyn? Al caffè non ci sono. Molto strano. Sarebbero dovuti rientrare ore fa. Garrett, tu puoi restare con Sara e James. Io vado a dare l'allarme. Charlie, Bronwyn e Ben sono dispersi in mare! Charlie, Bronwyn e Ben sono dispersi in mare! Serve l'elicottero. Elvis, chiama Tom Thomas. Subito, Sam. Wallaby 1. Charlie, Bronwyn e Ben sono dispersi in mare. Arrivo subito. Io prendo Juno, voi due prendete Neptune. Avremo bisogno anche del nuovo sonar. Si vede la costa
Di Ponti Pandi, scruto il cielo in cerca di luci. Guardate, stanno arrivando! Cosa? Le luci che ci riporteranno a casa! Ehi! Siamo qui! Aiuto! Tom! Riesci a vederli, Tom? No, niente finora, Sam! Penny, il sonar di Neptune è in grado di localizzare la barca di Charlie? No, Sam! Ho paura che sia troppo piccola! Ma una balena è grande, e se mio fratello è il bravo pescatore che conosco, si sarà sicuramente avvicinato a una balena! Sam, allora tengo d'occhio il sonar! Per adesso ancora niente! Un momento! Vedo una sagoma! Sì, sembra una balena! 4 gradi a sud! Hai sentito, Tom? Ti vengo incontro! La balena è proprio di fronte a me! Non possono essere lontani! Li ho trovati, Tom! Come state? Tutto bene? Sì, Sam! Siamo un po' intirizziti, ma stiamo bene! Coraggio! Saltate tutti a bordo di Neptune! So che mi sta guardando. È convinto che io sia un cane. Devo mostrargli che mi piace tanto farmi fare il bagnetto. Ecco fatto. Sono sicuro che quando tra poco uscirò dal catino, Radar vorrà subito entrarci al posto mio. Oh, no! Radar, dove vai? Fermo! Torna indietro! Oh, no! Temo di non aver fatto una bella figura. Terzo round, i 100 metri degli animali con i proprietari. 20 punti bonus al vincitore. Pronti? Partenza, via! Tutti i concorrenti sono partiti. Mandy e Tenaglia sono al comando, seguiti da Sara e Leone. In terza posizione ci sono Norman e Lanetta, che si ferma per fare uno spuntino. Aspettate! Dai, Lanetta! Ed ecco che dalle retrovie avanza Norris, veloce come un lampo. Oh! Se non lo tenessi al guinzaglio, Tenaglia potrebbe correre molto più forte! Rispondimi, se ora decido di toglierti il guinzaglio, mi prometti che ti comporterai bene? Ok, lo prendo per un sì. Corri veloce come il vento, bello! Tenaglia, no! Continua a correre! Dall'interno, capitano! Sarà meglio chiamare Sam il pompiere! Incendio alla trattoria del pesce intero. Tenaglia e Leone sono intrappolati al suo interno. Riserva d'aria al 100%. Pompiere Sam, riserva d'aria al 100%. Ho staccato la corrente! Non ce la farò a remare ancora per molto tempo, Mandy! Non ho più la forza nelle braccia, sono stremato! Smettila di brontolare, Norman! Mi sono sbagliata, non è la tartaruga, è solo il tronco d'un albero! Voglio tornare a casa, non ce la faccio più! Le onde stanno diventando enormi! D'accordo, forse hai ragione. Non riuscirò mai a vedere una tartaruga vera. In che direzione dobbiamo andare? Da quella parte!
Norman! Ho capito! Io ci sto provando, ma le onde mi spingono da quest'altra parte! Oh no, andremo a sbattere... Sulla scogliera! E adesso cosa facciamo, Norman? Continua a nuotare lungo la costa. Certo. A lei il mare agitato non dà nessun fastidio. Aspettate un momento. Quello che cos'è? È una barca a remi. Ci sono Norman e Mandy. Stanno andando contro la scogliera. Sì, ma dove esattamente? La scogliera è molto lunga. Il faro. Sono vicini al faro. Norman e Mandy sono da soli in una barca a remi vicino alla scogliera nei pressi del faro. Ricevuto. Vado a cercarli. Avvicinarmi di più o le onde spingeranno anche noi contro la scogliera. Tieni Neptune in posizione. Sei pronto, Tom? Sono pronto, Sam. Su, tirami su. Aiuto! Aiuto! Ecco fatto. Riportaci su Neptune, Tom. Aspetti, non mi lasci qui, Sam. Non preoccuparti, Norman! Tornerò a prenderti! Aiuto! Ti ho preso! Ce l'abbiamo fatta! Sani e salvi!